e benvenuti in un nuovo video di allenamento in famiglia. Yeah! Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, metti un mi piace e seguici anche su Instagram e Facebook. Che bello, si deve già così. Oggi ragazzi andiamo a vedere i 5 esercizi preferiti da fare sulla Fitball. Che cos'è la Fitball, mamma? È una palla che noi troviamo spesso in palestra, così appoggiata sui vari angoli della palestra, esatto. E non sapevo mai quello che farci. Sicuramente è comoda per starci seduti oppure per giocare in casa. Che cosa stiamo aspettando? Niente, iniziamo. Io faccio una modella. Wow, quindi lei illustrerà i flaffetti, sì. Io di dubito che riuscirà a farli tutti gli esercizi, infatti sicuramente dovrò intervenire io con la mia possanza fisica. È assolutamente vero, io li farò e tu li spiegherai in modo corretto. Oh, benissimo, ma che bello! Iniziamo subito dal primo esercizio dopo la sigla. Allora ragazzi, pronti, iniziamo dal primo esercizio che è anche, devo dire, uno dei miei esercizi proprio preferiti in assoluto da fare con la Fitball, che è un leg curl. Ragazzi, questo esercizio è fantastico per i vostri bicipiti femorali, per i vostri ischio crurali, per il vostro posteriore coscia e anche per le vostre ciapette, quindi è veramente fantastico. Si parte a gambe distese, si sale con le ciapette, si avvicinano i talloni al sedere e si risale con le ciapette. No, manca un pezzo. Lo rifaccia tutto da capo. Saliamo col sedere. Talloni al sedere. Saliamo col sedere. E no, senza stendere le gambe. Two very boring minutes later. Sedere. Su. Tallone. Sedere. E scendo. Bellissimo. Vada. 10 così, vada. Sedere, tallone, sedere, riappoggi. Stese le gambe. Sedere. Lei è un'allieva pessima. La combinazione. Sedere, tallone, sedere. Vai. Giù. E ridistenda le gambe. Ma perché ce l'hai? Oh, vai. Quindi tutto da zero. Esatto, sì. Sedere. Benissimo, bellissimo. Sublime. Ma malissimo. Per i femorali, bellissimo. Il secondo esercizio è un esercizio per gli addominali, ma non è il classico crunch seduti sulla Fitball, che è discreto, normale, mediocre, ma è un knee to chest delle ginocchia al petto. Prego uomo, tipo un... Bravo, vedi che ha già capito, metti sui piedini sulla sopra. Palla. Molto bene. Non ti schianti. Devi tenere... Vai, ginocchia al petto, bravo. Uno. Vai. Due. Chiuda bene, bravissimo. Tre. Bravo. È più bravo 4, di molti miei allievi. 5. 6. Dai, amore. 7. Sì, oh, va bene. Si è spiaggiato. Bravo, batta 5. Ginocchio al petto. Che cosa si è schiantato? 0. One eternity later. Vai. 1. Oh, troppo. Troppo forte. Troppa violenza. La potenza è nulla senza controllo, passatemi la citazione. 1. Oh mamma mia. Bello. 1. Va bene. Allora, il terzo esercizio è molto simile al knee to chest, ma è un pochino più complicato. È una fantastica propedeutica per fare la verticale. La mamma ha già capito di cosa stiamo parlando e è il pike. Delle piccole montagnette con il suo dere... No, ho capito. Prego, mamma. E da qua porti il sedere sopra la sua testa con le braccia distese. Bellissimo ragazzi. Wow. Questo esercizio è importante per tantissime cose. Il primo, stabilizzare la spalla. Una bella propedeutica per la verticale, esatto. Lavora il nostro addome. E lavora anche un'altra cosa che adesso la mamma lo sentirà sicuramente. Che cos'è, mamma, che sente lavorare? Il... Qua giù si chiama il quadricipite, ragazzi, lo so, il quadricipite. Vada, ancora 5, vada, 4, bellissimo, 3, 2, bellissimo. Lo psoas scoppiano. 1 è il retto femorale soprattutto, il flessore diciamo. Benissimo, ottimo, poderoso. E siamo già arrivati al quarto esercizio, che è un esercizio di balance.
Di equilibrio. Bisogna stare in equilibrio sopra la fitball. Con le... Ma che sta facendo lei? Non è, non è questo. Non è... Non è il tuffo... Non è quello. Iniziamo con quello che mi piace di più, che è in ginocchio sulla fitball. Benissimo, fatevi tenere da un assistente se non volete giocare la vostra faccia. Grazie che lo fate di schiena, siete molto carini per i vostri follower. Da questa posizione devi provarlo a fare senza assistenza. Devi allargare un pochino le gambe per aumentare la base. Capito? Bravo. Esatto. Bravo. E provare a stabilizzare. Vedi, vedi come migliora. Bravo. Guarda. Usi il suo... Bravissimo. Ma se ci riesci? Vedi? Sì. Lo sapevo. Sì. Bravo. Pronti! Sale anche con l'altro piccolo. Apri un po' le gambe perché sono troppo chiuse. Bravo, prova a stabilizzare. Adesso, vada. Cerca di capire. Piano piano lasci la mano da mamma, ma tanto sto qui, non me ne vado. Sì, bravissimi. Bravo. Bellissimi. Vedi? Stupefacenti. Attivi come il suo core, il suo addominale, sì, il suo attento. Lasciami la mano. Oh. Dovete sempre controllare il vostro equinozio, equilibrio. Bravo. Bravissimi. Mamma, ce lo fa vedere o lo faccio io? Non so se ci riesco. E allora lo faccio vedere se non ci riesci. Vieni qua, Brando, fai l'assistenza a mamma. Prego, mamma. Praticamente, Brando, se cado mi devi prendere tu. Ho bisogno di un'assistenza un pochino più... Le do la mia mano in diretta, così. Si fida così. Bravissima, percepisco il suo equilibrio. Lo percepisco, stia, brava. Su, si concentri, guardi avanti. Bravissima, bravissima. Oh, mamma mia. Si concentri, brava, oh, bella. Il primo è in appoggio a 4, quindi appoggio le ginocchia e le mani sopra con i piedini a terra. E da qua vado a staccare i piedini mantenendo le mani in appoggio. Vedete, già sono in equilibrio. Poi con stile, classe, eleganza vado a togliere le mani e inizio ad abbare. Che fare? Mamma mia, che balance il babbo. Fantastico. Sì, vabbè, vabbè. Questo potrebbe essere un modo. L'altro modo invece è il metodo spiaggiato. Cioè voi cosa fate? Mettete sempre le ginocchia, mettete le manine a terra, sollevate i piedi e poi da questa posizione piano piano andate a staccare le manine e fate oh quanto sono bravo. Ovviamente di balance ne potete fare tanti, potete iniziare a salire anche con i piedini sopra la fitball. Su in in goblet. Forse. Se ce la faccio, non tempo ero capace. Stiamo a vedere. Molto sgonfia questa. Aiuta, aiuta, aiuta. Aiuta, devo essere... Ah, ecco, eccoci qua. Ok. E poi da qua andate a togliere le mani, la palla è molto sgonfietta, ma ci si va bene così, apprezziamo con le mani, dai. Ci provo adesso, eh. Vedi. Eccola, eccola. Oppure anche un altro esercizio di balance, è carinissimo, che è questo qui. Da seduti togliete i piedi. Brando, se mi tiene non è un balance. E da così tenete l'equilibrio. Fantastico. Può fare anche così. Fantastico, vedete? Meraviglioso. Allora, l'ultimo esercizio è per il petto. Facciamo vedere due versioni perché oggi sono molto... Come si dice? Vi voglio dare tanti consigli. Sono molto... E facciamo dei piegamenti. Questi sono quelli classici, vedete, infatti la mamma sta andando sparata a far vedere questi. Prego, faccia vedere il suo tricipite possente che pompa dei piegamenti sulla fitball. Vada. Tenga l'addome. Quando scende deve andare un pochino in avanti, come se infilasse la testa. In modo da rispettare l'angolo. Ancora un pelo più avanti quando scende. Si deve tipo buttare in avanti. Ancora un pelino. Oh, già meglio. Manca, ne faccio ancora tre, dai, che non le fanno male. Insomma, è una dimostrazione? Sì, sì, vada, vada, dimostra. Vada, dimostri vita. Che è capace a farlo, ancora. Ok, ok. E adesso, l'altro invece piegamento da fare sulla fitball, perché questo è il classico, è questo qua. Con le mani sulla fitball e i piedi a terra. Ah, ok. Così? Prego, parcheggi il suo petto nella fitball e risalga. Allora, aspetta. Sì, ma lei si è spiegato. Sì, questa è la distanza. Ma che cosa sta facendo? Sì, ma non deve spiegare, non deve... Lo so! Su! Ma che è?
difficile quando torno su, aspetta. Ma che sta facendo? Ma che è? Quindi ragazzi, per fare i piegamenti sulla Fitball, l'importante è prima cosa sollevare la manica per far vedere il vostro tricipite brachiale possente. What? Mettere le mani con gli occhiali rischiosissimo. Poi da qua stabilizzare, scendere pianissimo, parcheggiare il vostro petto e risalire. Ma guardate! Ah, ma tu mi fai stretti! Mamma mia! Io l'ho fatti largo! Più stretto perché ho finito, potrei farlo largo così, se avessi un qualcosa più largo. La fitball è finita, come faccio a farlo largo? Scusi, eh? Su! Bello! Beh, non è che si sta appoggiando al divano? Ma che appoggio? Ma lei ha un tricipite di una beltà incredibile. Oh, gli stretti mi vengono. Ha un taglio di luce che lo metteremo anche su Instagram questa foto. Perché più semplice. Mamma. Andiamo con la Big Bubble. Sì, con la nostra Big Bubble gigante vi salutiamo e ricordatevi nei commenti di scriverci i vostri esercizi preferiti e se questi vi sono risultati utili da inserire nel vostro workout e nel vostro allenamento. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale e seguiteci anche su Instagram e Facebook. E provate questa cosa. Big Bubble. No, non provate questa Big Bubble per davvero, non la mordete. È troppo grossa. È finta. È finta, è solo una palla gonfiabile. Grazie. Non se lo sei accorto, è vero, per fortuna ce l'ha detto Dante. Non mangiatela. No. Ciao.